Una piazza così bella, così piena, così gioiosa, così sorridente, mi dice che si cambia. Vedo tanti ragazzi, quindi grazie per essere qua. Portate il mio saluto alla prof di sinistra lunedì a scuola. Tanto non manca mai. Che dire, non entro nel merito delle scelte locali, però vi dico che a livello nazionale, mentre la sinistra ha alcune priorità, per carità, siamo in democrazia, io rispetto le idee dei miei avversari. Letta e il PD dice che in questo momento bisogna approvare lo Ius Soli, il DDL Zan, la legalizzazione di alcune droghe. Per me invece la priorità è lavoro, lavoro e ancora lavoro. Garantire il lavoro, tutelare il lavoro, difendere il lavoro. Quindi mi rifiuto di pensare a licenziamenti per chi non ha Green Pass, mi rifiuto di pensare al ritorno alla legge Fornero, e faremo le barricate per evitare il ritorno alla legge Fornero, perché col lavoro non si scherza. Poi mi rifiuto di pensare che, e su questo io non riuscirò mai a capire la mentalità di qualcuno che ritiene che le parole mamma e papà siano discriminanti e offendano qualcuno, e quindi è meglio usare il genitore 1 e il genitore 2. Io invece penso che la famiglia non possa essere in discussione, che la mamma si chiama mamma e che il papà si chiama papà. Il nonno è il nonno e la nonna è la nonna. Molto banalmente, molto semplicemente. Io la vedo così. E sulle questioni immigrazione e sicurezza, io lavoro per un'Italia che accolga tutti quelli che scappano dalla guerra, ma rispedisca a casa quelli che la guerra ce la portano ad Alatri e in Italia. Ne ho le palle piene di spacciatori, sciupatori, stupratori, perditori e delinquenti. Abbiamo già i nostri, senza dover accogliere quelli del resto del mondo. Io da ministro ho dimostrato, e mi è costato anche qualche processo, però io andrò in tribunale da imputato a testa alta, perché difendere l'Italia e gli italiani è un mio orgoglio e un mio dovere, non era un mio capriccio. E quindi ben contento di andare a processo, perché i nostri nonni hanno dato la vita per difendere il nostro paese, e noi abbiamo bisogno dei turisti che pagano, non dei turisti che sbarcano e rimangono in Italia a spese degli italiani. Quindi abbiamo due visioni del mondo diverse, e io vi invito a scegliere anche ad Alatri tra due visioni del mondo diverse: quelle della Lega, fondata sul lavoro, sul rispetto, sui diritti, ma anche sui doveri, sulle regole, sulle forze dell'ordine, e ringrazio anche stasera donne e uomini delle forze dell'ordine che sono qua a garantire la sicurezza, perché le persone per bene non hanno paura di poliziotti o carabinieri. E quindi io penso a un'Italia fondata sul lavoro, e a proposito di lavoro e redditi di cittadinanza chiarisco qual è la posizione della Lega e quale sarà la mia proposta in Parlamento a novembre, quando arriverà la legge di bilancio: garantire un aiuto a chi non può lavorare, a chi è disabile, a chi è invalido, a chi ha una moglie, un marito, un figliolo a casa che va curato 24 ore su 24. Questo è sacrosanto, perché nessuno va abbandonato e va dimenticato. Quindi garantire un reddito a chi non può lavorare è giusto, però non è giusto dare 1.000 euro al mese a chi non vuole lavorare, a chi non ha voglia di lavorare. Questa è un'altra roba. Questo è un insulto alla gente che lavora e che si alza alle 7 della mattina. Quindi io penso che occorra dire la verità in questo paese: diritto alla scuola per tutti, diritto al lavoro che non si tocca, diritto alla sicurezza, perché la sicurezza non è di destra, non è della Lega, non è di qualcuno. La sicurezza è di tutti, soprattutto delle donne e delle ragazze,
che ad Alatri come a Roma hanno il diritto di uscire di casa allora che vogliono e vestite come vogliono, senza avere qualcuno che pensa di fare robe strane. E ero a Sora, in una piazza straordinaria, e a Sora c'è arrivato Conte qualche giorno fa, che è quel genio che vuole dialogare con i talebani. I talebani che hanno detto che le donne che tradiscono vanno lapidate, uccise a colpi di pietra, quei terroristi islamici che dicono che le donne è meglio che stiano a casa perché così non rischiano, quei terroristi islamici che coprono le donne con il burqa dalla testa ai piedi. Io con quella gente lì non voglio avere niente a che fare. Io con chi tratta le donne peggio delle bestie non voglio avere niente a che fare. Almeno così, sarò limitato, però quando ho letto oggi una notizia che arrivava dal Veneto, da una scuola del Veneto, dove all'inaugurazione di una nuova scuola elementare il parroco è andato a benedire la scuola e una maestra l'ha interrotto dicendo: no signor parroco, non si recita il Padre Nostro per non offendere chi è arrivato da lontano, secondo me questa maestra ha sbagliato mestiere, perché non si ridiscutono le tradizioni, la storia e la cultura di casa nostra. Tu ad Alatri sei il benvenuto se hai bisogno, quindi ti offriamo un futuro, una casa, un lavoro, una scuola, una dignità. Però se cominci ad arrivare ad Alatri e mi dici: non mi piace quello che mangiate, non mi piace come vi vestite, non mi piacciono le vostre mura, le vostre fontane, la Basilica di San Paolo, e allora torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché non dobbiamo essere noi a cambiare il nostro modo di vivere. Io do rispetto, ma chiedo rispetto. Così mi hanno insegnato i miei genitori. Dai rispetto, ma in cambio chiedi rispetto. Punto. Mi sembra che io non pretendo un grazie, però quantomeno rispetto per una cultura che ti spalanca le porte di casa tua. Quindi il fatto che la piazza sia strapiena con una marea di gente così e le uniche idee che riesce a portare in piazza la sinistra, prima a Sora, ho fatto il video, lo metterò su Instagram, c'era una piazza dove ci sono state almeno 2000 persone e c'era un angolino con 5 sfigati di sinistra che urlavano. Ebbene, noi portiamo idee, proposte, possono piacere o non piacere, però abbiamo un'idea che guarda al futuro, che pensa ai giovani, e per quello che mi riguarda bisogna anche cambiare il sistema scolastico, e quindi ho incontrato tanti imprenditori che vorrebbero assumere tanti ragazzi, però bisognerebbe cambiare anche il sistema scolastico a partire dalla mentalità dei genitori, perché non è che se tuo figlio non fa il liceo classico, il liceo scientifico, è un figlio che vale di meno. Bisogna rilanciare anche la cultura della formazione tecnica e professionale, gli istituti tecnici, gli istituti alberghieri, quelli che ti insegnano a fare un lavoro, perché altrimenti si campa in università per 20 anni. Poi per quello che mi riguarda, io l'ho fatto quando avevo 20 anni e probabilmente servirebbe a reinsegnare un po' di sacrificio, di rispetto delle regole, di generosità, reintrodurre anche qualche mese di servizio militare, servizio civile per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi potrebbe essere utile a qualcuno. E quindi in bocca al lupo, io ho finito la voce, domani mattina abbiamo 3 incontri a Roma, poi sarò a Spoleto, ad Assisi, a Cortona, a Siena, poi a Milano. E ai giornalisti che non si spiegano che cosa ci fa invece, perché votano oltre ad Alatri, chiudo con questa riflessione per dire quanto sono piccoli alcuni giornalisti, votano 1000 comuni, vota Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Trieste, grandi città, e qualcuno si stupisce perché Salvini
perde il suo sabato sera a mezzanotte andando ad Alatri. E io dico a questi giornalisti che non capiscono un accidente che io sono felice di essere ad Alatri. E questa è l'Italia più vera, quella del volontariato, della protezione civile, della Croce Rossa, dell'Avis, della parrocchia e dei ragazzi che vengono su con dei valori. Quindi vorrei che tornando a casa vi portaste dietro il mio enorme, gigantesco, sentito grazie per essere qua. Grazie di cuore.